qui con me oggi e ti do il benvenuto nella nostra clinica del sonno, in particolare questa in cui sei l'ufficio che si dedica alla tecnica dell'ASMR. Allora, se sei qui probabilmente ne hai già sentito parlare, giusto, d'accordo, però per prassi io devo comunque spiegarti cos'è, ok? In parole povere, brevemente, non ti preoccupare. Allora, come vedi, intanto tutta la nostra seduta sarà registrata, quindi potrei portarti l'audio a casa se vorrai, se ti rilasserà questo appuntamento, questo colloquio. Allora, intanto, ASMR, che cosa vuol dire ASMR? Autonomous Sensory Meridian Response, quindi risposta autonoma del meridiano sensoriale, quindi risposta del nostro corpo sotto forma di brividi rilassanti a stimoli uditivi, visivi o nella vita reale, tattili. Quindi cosa sono i video ASMR, quelli che vediamo su tutti i social? Sono video che hanno l'intento, lo scopo di ricreare questa sensazione di brividini rilassanti che possono avvenire su testa, spalle, schiena, braccio, eccetera, attraverso stimoli uditivi e visivi. Ovviamente da uno schermo non si può avere lo stimolo tattile, ok? Allora, come funziona questo appuntamento? Adesso io posso darti il tu, ok? Io ti andrò a fare un po' di domande riguardo sia dati personali che terremo assolutamente per noi, anzi ti dovrebbero aver fatto ok, firma, d'accordo, e due dati personali classici, età, dove abiti, e poi domande su come guardi questi video, eccetera eccetera, tutte domande su come ne usufruisci, ok? E ti informo che questi appuntamenti, stavamo cercando appunto volontari anche perché stiamo appunto pensando di lanciare un nuovo progetto, un progetto di, diciamo, ASMR nella vita reale, proprio delle sessioni di ASMR di persona con massimo 30 persone in una stanza con ognuno le sue cuffie e qualcuno che fa ASMR e loro che si rilassano, quindi è un nostro progetto, però stiamo facendo questi colloqui appunto e questi sondaggi per capire se effettivamente è una cosa fattibile, che può interessare, in che modo, eccetera eccetera, d'accordo? Ok, inoltre certo andrà anche questi dati, queste risposte andranno anche a favore di tutta la clinica del sonno e di tutti i dati sul sonno che abbiamo qui, ok, per migliorare il sonno delle persone, d'accordo? Intanto grazie di essere qui, di esserti offerto volontario, e cominciamo con le domande. Magari ti rilasserà anche il suono della tastiera che userò ora, dimmelo pure se ti rilassa, ok? Allora, nome e cognome. Aderire a questo progetto di venire qui, cosa ti ha spinto, cosa ti ha attirato? Ok, quindi te l'hanno parlato qualcun altro che conosce uno tuo, d'accordo? E hai problemi a dormire? Possono essere problemi a prendere sonno? O problemi nel senso che ci si sveglia durante il sonno o di sonno poco ristoratore, ok? Quindi solo in certi periodi, d'accordo. E hai mai provato a prendere qualcosa degli integratori o qualcosa di un po' più pesantuccio? Ok, e non ha molto funzionato.
mi hai detto invece che conoscevi già l'ASMR, quindi come, quando l'hai scoperto, insomma, qual era il contesto? Perfetto, abbiamo dei gusti simili. D'accordo. E quindi anche adesso guardi video ASMR, giusto? Con che frequenza, posso chiederti? Ok. In che contesto? D'accordo, prevalente. Preferisci la voce femminile o la voce maschile? Quindi questione di carattere, affinità. È normalissimo, assolutamente. Allora, questa fase è conclusa. Ti ringrazio intanto di aver risposto in modo così esaustivo a tutte le domande che ti ho fatto. Spero non sia stato troppo pesante, troppo personale. Ok, puoi dirmi tutto, puoi dirmi tutto. D'accordo. E adesso passiamo al lato pratico, ok? Visto che appunto ci serve capire i gusti, insomma, del potenziale cliente, queste cose qui, andrò a metterti delle cuffie e andrò appunto a provare certi trigger direttamente su di te, dal vivo. E tu dovrai valutarmeli da 1 a 5 e saranno divisi in coppie. Ok, ti faccio un esempio: whispering e soft spoken, inaudible e mouth sounds, orecchini e siero. Ok, quindi adesso metterò via la tastiera e prendiamo il microfono. Oh, mi sono permessa anche di cambiare modalità del microfono in modo che si adatti meglio a questa parte della seduta. Ok, allora io ti vado a mettere queste belle cuffie, in modo che tu senta perfettamente ciò che faccio, da destra, da sinistra. Ok? Sono un po'... potremmo cambiarla, però non ti preoccupare, funziona comunque benissimo. Ok? Allora. Ecco qua. Perfetto, andiamo al primo trigger e primo confronto, diciamo così. Quindi, whispering o soft spoken, li puoi scegliere entrambi, ma la cosa importante è che tu mi dia un feedback, quindi un voto da 1 a 5, ok? Bene, cominciamo con un pochino di whispering da orecchio a orecchio. Se vuoi dimmi cosa provi, se ti piace, assolutamente dimmi se senti dei brividini. Ok, perfetto, questa cosa è fondamentale per me, quindi per piacere dimmelo, comunicamelo ogni volta che succede. D'accordo. Soft spoken, quello
tu che poi hai usato durante tutta la durata dell'intervista. E il soft spoken, diciamo che può essere amato o può essere odiato, ma diciamo che per me ha il suo fascino, sicuramente è un po' più difficile da fare, ok? E soprattutto anche in Italia non è così diffuso. Esatto, si usa molto più il sussurro, ma trovo che il soft spoken sia in un qualche modo sottovalutato. Ok, e nonostante appunto il soft spoken sia in un tono più alto, non è detto che debba essere insomma urlato e non corrisponde al nostro tono di voce reale, ok? Esatto, e poi comprendere anche comunque dei piccoli mouth sounds, delle caratteristiche che possono essere sia del whispering sia del soft spoken. Esatto, sì, di solito è utilizzato ad esempio per dei roleplay, le guardie di roleplay. Ok, però ti piacciono più i video di suoni. D'accordo, perfetto, infatti andremo a lavorare su quelli, perché i roleplay sono una cosa ancora diversa e non servono allo scopo di questo momento. Quindi soft spoken, come me lo valuti? Quindi li valuti ugualmente? C'è una cui vuoi dare uno 0,5 in più, uno 0,5 in meno? No, siamo a posto così. D'accordo, quindi non c'è troppa differenza per te. Sì, esatto, dipende tantissimo da persona a persona, da chi lo fa e magari anche dal mood, dal tipo di video. Esatto, sono d'accordissimo con te personalmente.
E adesso sul microfono. Personalmente quasi non saprei cosa scegliere. Allora, intanto mi devi dire qual è il tuo preferito. Immaginavo. Però, se puoi, riusciresti a dirmi anche quale dei tuoi preferisci, anche dallo schermo? Ok, comunque il braccio in camera. D'accordo. Ok. Passiamo al cuore di silicone. Parlami, se vuoi, dimmi tutto. Ok. Quindi lo preferisci vicino. Così. Di contrasto siero. Sì.
scegliere. Ok, dopo aspetta che me lo segno. Confronto, e abbiamo finito e ti ringrazio infinitamente del tempo che hai dedicato, ok, a noi, alla nostra clinica davvero. Confronto fra orecchini e carta. Cominciamo con la carta. Mi allontano perché è un po' troppo forte rispetto all'altro.
capire se questo suono ti piace o meno. Se vuoi lasciare una recensione sul nostro sito, e io spero che se faremo eventi del genere tu ci sarai. Ok, perfetto.